amici tartufai, ci troviamo nella collina di Torino, siamo qui con Asia, una lagotta di 2 anni, una cagnetta novella ma molto molto brava. Siamo qui per la ricerca del tuber albido un picco, il tartufo bianchetto. Questa è una postarella, una piccola postarella dove ci sono un paio di roverelle e in mezzo ai frassini troviamo del tartufo di piccole dimensioni. Devo dire che nella collina di Torino non ci sono molti posti adatti al tartufo bianchetto. Però domani abbiamo una ricerca con i bambini delle scuole elementari, quindi di Rivalba, e quindi siamo qui per cercare 2 o 3 tartufi per poterli nascondere e fare una ricerca simulata. Bene, ora andiamo a tartufi e vediamo cosa troviamo. Chiamo Asia. Dov'è Asia? Dov'è? Fai vedere, vieni qui. Cercalo bene. Piano, 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 piano. Dov'è? Fai vedere, fai vedere. Fai vedere, fermo. Fai vedere. Fai vedere. Piano, eccolo qua. Fermo, seduta. Eccolo qui, il nostro bianchetto. Piccolissimo, però carino. Adesso diamo il premio ad Asia. Brava Asia, piano, fai piano, su. Chiudiamo molto bene il buco. Eccola che sta di nuovo scavando. Ecco, nel posto più scomodo. Lascialo. Dove l'hai messo? Dov'è? Ferma. Eccolo qua, questa è una bella forma, sembra addirittura un tartufo bianco questo qua, un tuber magnato un picco, e invece no, un bianchetto, un tuber albido un picco. Brava Asia. Vieni che ti do la paga. Eccola lì, bravissima, brava Asia, brava, brava, brava. E lì, fai vedere dov'è, piano, dov'è, fai vedere dove l'hai lanciato, fallo vedere bene, cercalo bene, cercalo bene, e poi fermati piano, dov'è, piano, dov'è, fai vedere Asia, cercalo bene. Cercalo bene. Fermiamo un po' la terra in modo che non la lanci in giro, dopo la ritroviamo per chiudere la buca. Deve essere veramente veramente piccolo perché non riesci a trovarlo. Dov'è? Dov'è Asia? Eccolo qui. Il video termina qui, Asia vi saluta, abbiamo trovato un piccolo tuber melanosporum, dei tartufi bianchetti, tuber albido un picco, di piccole dimensioni.
purtroppo il terreno è molto secco perché non piove da tanto tempo. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per essere informati su tutti i video futuri che posterò. Ciao!